Buon Natale raga, auguri, auguri, auguri dal profondo del mio cuore. Qui Gonzo Gis Gaming, bentornati al mio canale. Finalmente arriva il nuovo aggiornamento sull'Asdeonhard Survival, l'aggiornamento di Natale che porta contenuti permanenti, tanti bei premi sulle quest della storia e nelle varie ricompense del pass. Inoltre nella tua inbox dovrebbe esserci un regalo di Natale, se ancora non lo trovi aspetta fino a domani, altrimenti dovrai contattare il supporto. Ma soprattutto io voglio iniziare a dare un'occhiata al porto perché qui troveremo il progetto per assemblare il motoscafo. Ricorda, il porto è qui per rimanere, guarda qui, è tutto fantastico, ci sono tante vecchie conoscenze che abbiamo visto già nella scorsa stagione. Guarda, c'è Kappa, c'è Chris, c'è Jake, c'è Eva, mamma mia, possiamo rifare anche le consegne, il tutto cambia un po', come puoi vedere dal tavolo da lavoro, non dovremo comprare i pacchi dai nostri amici del progetto, dovremo assemblarli con le risorse e poi completare le varie missioni sempre al tavolo. Per ricevere punti stagione ed avanzare nelle quest con Jake e per ricevere tanti altri premi. La prima volta che venite qui dovreste assolutamente portare un generatore, quindi assemblatelo e portatelo all'interno perché ci darà accesso alle fogne, un'altra delle location permanenti di questo aggiornamento. Le fogne sono un poco complicate, in realtà c'è un modo economico per farlo e sicuramente arriverà un video in proposito. Gli zombie qui sono un po' più difficili, sono quelli del pantano, del VTT. Inoltre, quando salirai ai piani superiori, se morirai lì, perderai tutto perché non potremo tornare. Tuttavia, come puoi vedere, io sono riuscito comunque ad affrontare tutti quanti con un equipaggiamento base e questo posto sarà molto importante perché ci darà accesso ai materiali per craftare la barca. Infatti possiamo droppare un po' di vetro, un po' di gomma e sono abbastanza sicuro che anche qui che troveremo i pezzi del motore, le eliche, le pompe e quant'altro. Gli zombie inoltre sono posizionati in modo tale da rendere il wall trick un po' più complicato, così come il design dell'intera struttura che è enorme, ragion per cui io ti consiglio di portare almeno una Glock perché ci toglierà sempre dai guai. Ma passiamo agli eventi di Natale. Io ti consiglio di concentrarti subito su questi perché sono temporanei e ci permetteranno di raggiungere subito o comunque più velocemente il massimo nel Premium Pass. La prima location è la fabbrica di Natale, dove incontreremo per la prima volta il nostro Nick Senti, un sopravvissuto Babbo Natale, che si è rifugiato qui perché evidentemente deve consegnare regali e roba di sopravvivenza in giro per il mondo post-apocalittico. All'inizio ci farà fare un bel giretto della fabbrica, c'è l'albero di Natale che ci darà dei buff temporanei. La cassa vicino ad esso invece, una volta aperta, ci darà i progetti per le skin del Chopper di stagioni passate, quindi un buon modo se sei un collezionista per mettere le mani su progetti a cui non hai potuto accedere. Nel magazzino delle lettere invece troveremo appunto la prima lettera, le dovremo consegnare a Nick Santi e collezionarle nelle varie zone di farm della mappa globale e nei vari eventi temporanei e non. Quindi mi raccomando, tieni sempre gli occhi aperti. Infine c'è il terminale. Per poterlo attivare abbiamo bisogno del vischio. Funziona un po' come gli emblemi Genesi della scorsa stagione. Uccidendo zombie li guadagneremo e attivandolo riceveremo una cassa che ci darà i vari oggetti che ci serviranno per aiutare Nick e per sbloccare le varie stanze. Ad esempio in questa nel video ci sono degli zombie da affrontare e avremo altro loot che ci servirà per la stagione. Le altre stanze invece nascondono dei boss. Mi raccomando, iscriviti e attiva le notifiche perché le affronteremo nelle prossime puntate e vedremo metodi più o meno economici per affrontarli. Il secondo evento è la Valle del Vento Gelido. Qui c'è un grosso container sorvegliato da due sopravvissuti di Natale, ovviamente il container è di Lasdeonhard. Per aprirlo avremo bisogno di altri oggetti che possiamo farmare stesso qui tramite gli zombie e tramite le casse e in generale farmando nelle varie zone della mappa globale, almeno credo. Ovviamente manca all'appello il titanio, le nuove zone che potremo accedere con la barca, ma lo faremo più avanti. Io penso di non aver dimenticato nulla, se vuoi farmi gli auguri iscriviti, lascia un like, lascia un commento. Io vorrei approfittarne per augurarti buone feste. Mi raccomando, spendile con la tua famiglia e farmando risorse sull'Asdeonhard e dando un'occhiata al canale. Grazie mille e buona caccia!